quanto è stato fatto sulla ricostruzione, ma non basta. Innanzitutto è un grande segnale positivo, noi abbiamo ottenuto l'iscrizione nel bilancio dello Stato di 1.200.000.000 per dare impulso alla ricostruzione, in particolare del centro storico dell'Aquila e dei centri storici del cratere, e questo non era scontato, in un mese è un grande risultato per il governo Letta, al quale abbiamo lavorato tutti, dal Presidente del Consiglio, il governo nella sua collegialità, io, il Senato, le senatrici, eccetera. Dopodiché adesso c'è bisogno di completare quell'intervento nel senso di allineare l'impegnabilità, la spendibilità, la cassa all'andamento dei cantieri, che per una parte l'abbiamo risolto, per un'altra parte andrà risolto. Il prossimo passo, adesso Cialente parla di impegno dell'Europa. Adesso noi abbiamo di fronte la realtà nella sua interezza e nella sua crudezza, cioè è evidente che per poter programmare negli anni la ricostruzione integrale dell'Aquila e del cratere occorrono ancora 7-8 miliardi di euro. Una cifra di questa entità, di questa rilevante grandezza, per poter essere utilmente individuata e programmata ha bisogno di una qualche negoziazione in sede europea per ottenere una deroga al patto di stabilità esterno, cioè fare in modo che gli oneri per la ricostruzione o, se vogliamo, per le ricostruzioni non siano computate nel rapporto deficit-PIL e nel rapporto debito-PIL valido ai fini del rispetto degli impegni in sede europea. È una grande battaglia che l'intero Paese dovrà condurre sperabilmente in modo vittorioso. In questi giorni si è fatto un gran parlare del giorno in cui si andrà a votare per le regionali e di legge elettorale. La posizione del Partito Democratico qual è? Che bisogna andare a votare al più presto possibile, non è possibile procrastinare la scadenza della legislatura per 6 mesi, è una cosa inimmaginabile, non è avvenuto in nessuna regione italiana, sarebbe sintomatica di un non corretto rapporto con le istituzioni, quindi alla scadenza si va a votare, la legge consente lo statuto un mese prima o 3 mesi dopo, bisogna stare al ridosso della scadenza naturale, questo mi sembra ovvio. Sulla legge elettorale la nostra posizione è nota, per fortuna si è evitato questo ulteriore ampliamento della rappresentanza che sarebbe stato un segnale negativo per i cittadini. Un'ultima domanda riguardo il tema di questo convegno, l'urlo delle piccole imprese, il tema, quale deve essere la posizione della politica per uscire fuori da questa bruttissima crisi? Concentrarsi nel dare risposta ai temi dell'economia, della crescita, delle imprese, del lavoro, e questo costituisce l'oggetto principale dell'attenzione del governo in questa prima fase. Il Presidente del Consiglio ha posto il piano straordinario per lavoro, che significa piano straordinario per le imprese, per la crescita, al primo posto tra le priorità del governo, ponendolo anche in sede europea, chiedendo anche qui una deroga alle regole che sovraintendono i rapporti finanziari per poter sostanziare i programmi che abbiamo con un supporto finanziario adeguato.